In questo caso siamo tra la terza e la quinta vertebra cervicale, quindi a questo livello, fuoriescono queste strutturine gialle, va bene? Mm-hmm. Che sono i nervi. Che cosa succede? Spesso pensiamo che questi nervi vadano a innervare solamente le braccia, perché dalla parte superiore abbiamo le braccia, come dalla parte inferiore abbiamo le gambe, mm-hmm. mentre invece questi nervi possono innervare i visceri. Mm-hmm. Quindi, qual è il collegamento tra una vertebra cervicale e, ad esempio, lo stomaco? Il nervo frenico. È un nervo che parte posteriormente, scende quindi fino a raggiungere lo stomaco, in questo caso anche il fegato, e soprattutto il diaframma. Quindi il collegamento tra la cervicale e lo stomaco sarà il muscolo diaframma, che mm-hmm. puoi vedere praticamente in questa porzione. Potremmo trattare quindi una cervicale per poi liberare a questo punto uno stomaco, o viceversa, trattare lo stomaco per liberare la cervicale. Uh-huh. Abbiamo detto siamo a livello, in questo caso, della quinta vertebra cervicale. Sì. Pubblico, non vi spaventate, cioè, perché se voi vi spaventate, ma lui, bravissimo, non succede nulla, anzi, sta sbloccando il nostro Jacopo. Okay. Ecco, e io non l'ho visto, facciamo un applauso per favore. Grazie. Almeno per la mia tensione si scioglie. Per par condicio facciamo anche l'altro lato, perché mi servirà poi nel trattamento. Ho capito. Bravo, rilassa. No, okay. Scusate. Un po' di impressione. Scusa Gabriele, però... Questo può fare un pochino di impressione, poi butta fuori tranquillamente e continua a respirare, perché si vede proprio la manualità con la quale noi andiamo a lavorare il viscere. Certo. Ovviamente qui non c'è scrocchio, quindi tranquilla Monica, ah, vai, vabbè. Continua a respirare. Hai visto la mia faccia? Sì, sì, no, tranquilla, perché ti vedo sempre impressionata, ma... Intenzione, tranquilla. Diciamo così. Vai così. Allora, in questo caso io sto lavorando il diaframma sfruttando la chiusura dell'emicostato di sinistra, che rimaneva invece, si dice, esageratamente aperto. Quindi lo sto sfruttando per chiuderlo. E poi chiedo un'altra inspirazione e andiamo a rilassare tutta la componente dei muscoli, di gastrici, in questo caso dei legamenti e tutto quello che ne consegue. Mi rifarà il movimento prima a destra e poi a sinistra, piano piano. Perfetto, a destra vai bene. Ok, a sinistra si vede proprio palesemente che può ruotare senza problemi. Beh. Adesso immaginiamo che dalle vertebre lombari fuoriesce la radice che riguarda non solo gli arti inferiori, ma la radice che riguarda ad esempio il colon. Quindi siamo già sull'intestino, crasso e poi tenue. Adesso vediamo quindi come si può trattare il colon, e sia a livello, diciamo, della vertebra che a livello del viscere. Allora, intanto ci giriamo da questo lato. Questa è una tecnica molto lunga come preparazione, perché è molto molto precisa. Si prendono i contatti, rilassati, perfetto. Silenzio. Perfetto. Adesso, piano piano, una bella inspirazione e fuori l'aria. No, bravissimo. Piano piano, Jacopo, tutto a posto? Io mi preoccupo. Vai, inspira, fuori l'aria, inspira ancora, inspira e poi lascio forte. Che cosa è questo? Questo è un movimento, si dice, di recoil, che crea quindi una forte stimolazione sull'organo, che quindi reagisce, perché qui è come se avessimo un vermicello che sta dormendo, noi andiamo a dargli fastidio in questa maniera e poi rilasciamo all'improvviso, quindi ha un riflesso. E questo riflesso quindi va a liberare maggiormente la peristalsi, cioè il movimento dell'organo nella sua cavità.